Iniziamo la visita al centro storico, ecco, inquadrando le scuole e il viale di accesso alla piazza principale. Ecco, c'è la farmacia, è un paese molto abitato, c'è tutta una zona residenziale che, diciamo, dà da vivere a questa zona antica, negozi, e poi soprattutto c'è la vicinanza con l'autostrada e con la Flaminia. Cui questa posizione, diciamo, dal punto di vista delle distanze, è equiparata a una borgata, perché non è più lontana da Roma. Ecco, stiamo camminando, questo è un percorso che già abbiamo fatto in macchina, questa è la farmacia, la cattedrale è molto bella, è stata ristrutturata, poi la vedremo dalla piazza. Ecco, qui avanti abbiamo l'accesso alla piazza principale. Ecco la piazza, il castello e queste case che apparentemente sono dell'inizio del secolo e qui invece, girando sulla destra, la cattedrale. Iniziamo la visita del centro storico, cioè del borgo, inquadrando intanto la piazza principale, cattedrale, case dell'inizio secolo. Ecco, questa è la piazza e qui c'è l'accesso al centro. Entriamo velocemente, il centro è abitato e questa sarebbe, diciamo, la rocca, la parte fortificata. Sono negozi, non sono tante le rocche del Lazio dove il centro storico è abitato come se fosse una parte qualunque del paese, no? Cioè il centro storico, la rocca, voglio dire. Facciamo una breve passeggiata. Continuiamo il nostro percorso di visita della rocca. Ecco, lì vediamo l'accesso al castello. Questa è la torre. E queste sono le mura di accesso. E qui dentro diciamo
qui c'è una casa in vendita di un collega. Ecco fatto. La cosa che mi colpisce particolarmente è che c'è ancora qui un'atmosfera popolare. Cioè non all'interno del borgo non c'è stata ancora, almeno non si è completato questo fenomeno di riurbanizzazione da parte della media borghesia. Vediamo infatti i panni stesi, sono cose, diciamo, che denotano con una certa probabilità che è ancora abitato dagli autoctoni. Ecco, poi si vedono invece qualche terrazzo un pochino, come dire, particolare, nel senso con una cura meglio borghese. E proseguiamo ancora il nostro giro. Continuiamo la vista della rocca anche da questa parte destra. Qui c'è questo edificio con queste logge che molto bello. Qui c'è un palazzo che è in corso di ristrutturazione, quindi insomma si è avviata, si vedono dei sacchetti, si sta avviando questa opera di riurbanizzazione. Però questa è una zona, diciamo, di prime case, ecco, molto di più, perché la vicinanza con Roma gli dà questa connotazione. Continuiamo questo giro. Io da qui sbucheremo in qualche modo sulla piazza, spero, credo. Ecco, qui c'è una piazzetta che non conosciamo. Insomma, avanziamo lungo questi carruggi senza sapere dove stiamo andando. No, qui in realtà ci siamo già stati, e questa è il palazzo comunale. Il comune è all'interno della rocca. Vediamo le bandiere, ecco fatto. Siamo tornati alla torre e qui finisce, diciamo, questo giro.